intervento, che ci ha dato fatto chiarezza su molte questioni della Costituzione, soprattutto sull'episodio di ieri, che tra l'altro parlavamo anche con la compagna Stefania, il fatto che il PD, cioè, dopo questa debacle, ne ha detta di ogni, addirittura ha messo in discussione la capacità di intendere e di volere di alcuni dei suoi consiglieri, perché nella concitazione del momento non capivano bene se mettere sì o no X o X 1 o 2, insomma. Davvero, ma veramente, ma che cioè, questi sono i riferimenti. Comunque, ritorniamo alla discussione, vi invito ancora a iscrivervi agli interventi e invito il compagno Mario Di Nucci a intervenire. Cercherò di concentrarmi sul tema guerra, ma accennando qualcosa sullo sfondo. Nel senso, ho letto le tesi, concordo su gran parte, altre cose bisognerebbe approfondirle, ad esempio i tempi di degenerazione del Partito Comunista Italiano, quali fatti molto, molto complessi. Però andiamo nelle grandi linee, allo sfondo, cioè in che fase storica siamo e in che momento e in quali forme si inserisce la guerra in questo momento. Ora, i tratti generali, che scusate accenno qui perché mi sembra un ambiente in cui se non si perde tempo, si sfonda in uscita, andiamo all'essenziale. Io sono un comunista senza partito che cerca però di mantenere l'orizzonte, cioè in che senso? Un miraggio che abbiamo avuto un tempo che poter coesistere una società diversa da quella capitalistica in cui viviamo, che poi è caduto, e quindi ci riferiamo a questo miraggio con un senso, diciamo, di nostalgia, oppure no, non è così, non è così. Ci vorrebbero ovviamente una serie interminabile di seminari per dimostrare, si può dimostrare. Mi occupo come autore di testi scolastici di geografia umana, quindi trovo un po' metodicamente a aggiornarmi su tutto quello che avviene nel mondo, e la conclusione in sostanza è questa: il capitalismo non dà alcun orizzonte, o meglio, da un unico orizzonte, cioè la catastrofe. Quindi tutti i problemi mondiali richiedono un ribaltamento dell'approccio globale per risolvere, da quelli sociali a quelli ambientali. Gli ultimi dati, ma non sono nuovi, vengono perfino dal credito, il credito svizzero, via Oxfam è venuto fuori, non so che l'uno si sta allargando il divario tra i ricchissimi e la grande massa, di cui in gran parte poveri o poverissimi, cioè quell'1% calcolato che ha più della restante parte come ricchezza dell'umanità, un pugno di persone, poco più di 60, che hanno praticamente più di ricchezze che abbia metà della popolazione mondiale, cioè, ma soprattutto il discorso del divario che si sta allargando. Questo è il quadro che abbiamo. Quindi scientificamente si dimostra che occorre un sistema alternativo. Ora, su questo punto c'è una riflessione ovviamente da fare. Io penso che variamente siamo però abbastanza indietro, cioè la storia ci ha insegnato che con la rivoluzione d'ottobre e altre rivoluzioni si sono praticamente create i primi esperimenti di alternativa al capitalismo, che hanno raggiunto risultati storici che restano, questo è il punto, che restano. Ma di lì poi si è avuto invece
evoluzione o involuzione molto complessa all'interno di queste società, non si può fare di ogni erba un fascio, l'Unione Sovietica o la Cina o altri paesi non si può fare di ogni erba un fascio, ma il che hanno riportato indietro le situazioni, però non azzerando le stiamo attenti, e qui c'è anche l'errore di valutazione di chi per esempio considera che ormai sono tutti uguali, cioè che la Russia è uguale agli Stati Uniti o la Cina è uguale alla Germania, eccetera. No, perché ogni società ha avuto le sue passaggi, il passaggio diciamo dalla costruzione di una società socialista, il non può non lasciare tracce profonde dentro le stesse società, quindi teniamo conto di questo aspetto, diciamo, di questo aspetto dialettico. Fatto sta che noi vediamo la storia, questo non è un fatto nuovo, avanzare non in linea retta, una bella cosa, ma per tornanti molto tortuosi, con ricorsi che ci fanno ritornare indietro, ci fanno perdere, come dire, decenni. Ma se da ogni battaglia, direi, in ogni battaglia manteniamo l'orizzonte, anche quando si perde una battaglia accumuliamo consapevolezza e quindi forza dell'obiettivo poi da raggiungere. Il problema qual è stato? Che nella stragrande maggioranza dei casi, non solo in Italia, ma soprattutto in Italia, si è perso l'orizzonte, cioè la visione di concepire che possa esistere un sistema diverso da quello in cui viviamo. Allora tutto in varia misura si è ripiegato dentro questo sistema per migliorarlo. E non solo, anche, e sono d'accordo, il fare dei compromessi, essere tatticamente molto elastici, eccetera, 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 e che è il metodo che va usato ovviamente, finisce per camuffare invece passaggi che mirano ben oltre, non al compromesso che va fatto in quel momento, ma al compromesso che ci fa perdere di vista la possibilità, l'alternativa di cambiare. Ora, gli ultimi tornanti che ci portano al tema guerra, quali sono? Quando in pratica con i meccanismi interni non stiamo qui a analizzare, scioglie prima il patto di Varsavia e poi si disgrega la stessa Unione Sovietica. A questo punto, se andiamo a vedere i documenti statunitensi, praticamente inizia un periodo storico con caratteristiche nuove, cioè dove c'era prima un grande Stato con tutta l'esperienza che aveva accumulato, cioè l'Unione Sovietica, se ne creano 15, spezzettando la Russia in profondissima crisi, che con Yeltsin svende tutto quello che poteva svendere in termini di ricchezza e di sovranità nazionale, cioè questo è quello che stava avvenendo, e gli Stati Uniti che emergono come l'unica superpotenza mondiale, e lì giocano immediatamente le loro carte, cioè approfittare del momento in cui tu vinci, hai sfondato in termini molto crudi il fronte avversario e quindi ti impadronisci del territorio, dietro ovviamente tutti gli opportuni camuffamenti, cosa che hanno fatto. Qui va ricordato che cosa è avvenuto in questi 25 anni dal momento in cui finisce la guerra fredda e inizia quello che doveva essere un periodo nuovo, il dopoguerra fredda, la distensione, eccetera. Ma che distensione? Questo è stato l'inizio di una nuova fase della guerra. Io ho raccolto come memoria, diciamo, brani di libri e articoli in un volume, L'arte della guerra, che riprende gli ultimi, in pratica, questi passaggi degli ultimi 25 anni. In termini molto scheletrici, la NATO si ingloba in fasi successive tutti i paesi dell'ex patto di Varsavia, tre della ex Unione Sovietica, cioè le Repubbliche Baltiche e
e il, ormai tre della ex Jugoslavia, demolita dalla NATO. La strategia adottata, quella del nuovo concetto strategico, mira alla demolizione sistematica di tutti gli stati che sono di ostacolo al, diciamo, alla strategia, ai piani dell'imperialismo. Imperialismo che intendo, qualcuno dice sia alla vecchia maniera, no, alla, a come la storia ci dimostra che l'imperialismo è quello occidentale, detto in senso abbastanza giornalistico, diciamo occidentale, che vede sempre alla testa gli Stati Uniti, le maggiori potenze europee. E quindi si passa di guerra in guerra, insomma, dalla prima guerra del Golfo e poi a quella contro la Jugoslavia e di nuovo la seconda guerra, dalla guerra in Afghanistan, la seconda guerra contro l'Iraq, quella contro la Libia e successivamente inizia quella contro la Siria e poi il golpe in Ucraina, eccetera. Perché avviene tutto questo? Perché se voi guardate la situazione mondiale in termini economici e sociali, noi vediamo, come dire, il senso geografico delle placche, ma intendendo non placche della tettonica, ma placche sociali, economiche, che si stanno spostando. C'è una di nuovo crescita di paesi che furono stroncati poi dal colonialismo, dall'imperialismo europeo al suo tempo, e cioè la Cina, l'India e altri paesi che si sono associati nel BRICS, c'è un riavvicinamento russo-cinese di importanza grandissima, non solo dal punto di vista economico ma anche politico e anche militare. E c'è dall'altro lato gli Stati Uniti che da un punto di vista economico stanno perdendo colpi e anche altre potenze occidentali che basano il loro potere economico sui meccanismi finanziari che però sempre più esplodono, implodono in crisi ormai senza fine, cioè che però sono poi reali, non sono numerini digitali nei computer, vuol dire chiusura di fabbriche, di sottrazione, eccetera eccetera. E quindi chiaramente queste potenze imperialiste che perdono terreno giocano, soprattutto gli Stati Uniti, che cosa? Gettando la spada, come dire, sul piatto della bilancia, cioè la guerra, impongono la guerra e perseguono la guerra sul terreno sempre più pericoloso. E quindi noi vediamo in che situazione siamo. Siamo in una situazione in cui ormai siamo in una tenaglia, perché gli Stati Uniti dominano l'Europa tramite la NATO, e qui c'è un punto dirimente anche con altre formazioni che si richiamano al comunismo, ed è dirimente, e cioè il pericolo che abbiamo davanti ora, principale, quello che rischia di travolgerci letteralmente, è l'Unione Europea o altro. L'Unione Europea, vi dico in due battute, secondo la mia visione, non esiste in quanto tale. Non esistono 28 paesi, vanno per le loro tangenti, cioè l'est europeo. In Polonia hanno ammainato la bandiera, ufficialmente la bandiera dell'Unione Europea. Tutti i paesi dell'est, governi dell'est, un tempo fatto di Varsavia, sono legate molto più a Washington che a Bruxelles, ma questo è evidente. Germania, Gran Bretagna, Francia, le grandi potenze fanno i loro affari, trattano con gli Stati Uniti, dare e avere, spartizioni di aree di influenza, fanno le guerre insieme. L'Italia obbedisce, l'Italia è veramente asservita, ma ha i suoi interessi imperialisti, ma è asservita ai governi, una successione impressionante di governi asserviti di ogni tinta, diciamo. La NATO domina, gli Stati Uniti dominano l'Europa tramite la NATO, in che modo? 22
Attenzione, dei 28 paesi dell'Unione Europea fanno parte della NATO e riconosce l'Unione Europea che la sua difesa, tra virgolette, è la NATO. Quindi c'è l'articolo 42 che parla chiarissimamente, è la NATO. Non solo, in questa alleanza abbiamo un principio che resta fisso da quando è stata costituita nel 49. E ricordiamo per inciso, perché qua si dice, anche qui ci sono varie sfasature storiche, va ricordato che il patto di Varsavia si costituì 6 anni dopo, nel 55. Quindi non è vero che la NATO si costituì in funzione della minaccia che veniva dall'est tramite un patto, no, quel patto dall'est si formò 6 anni dopo. Detto questo, come funziona la NATO? Funziona come ha sempre funzionato. Comandante supremo alleato in Europa è sempre un generale statunitense nominato dal Presidente degli Stati Uniti d'America. E tutte le altre cariche chiave sono in mano agli Stati Uniti d'America. Gli Stati Uniti d'America ora hanno, tramite la NATO, come dire, semplificato le procedure decisionali, praticamente svuotando i parlamenti, ed erano già svuotati, della decisione di fare un intervento militare, di fare una guerra. Cioè non è più nelle nostre mani, c'è un meccanismo automatico, tramite ovviamente tutta una serie di agganci. Basta vedere la riunione che hanno fatto ieri i ministri della difesa dell'Unione Europea, i quali hanno praticamente dato luce verde alla NATO, e il segretario generale a NATO Stoltenberg ieri ha annunciato che, e lo annuncia anche l'Unione Europea, che ora entro, sembra giugno, sarà proprio ufficializzato, immaginate cosa, un fronte unito, un termine per noi importante, storico, no, se ne sono impadroniti, cioè un fronte unito di politica estera e strategico, NATO Unione Europea. Ma che NATO Unione Europea? È praticamente la NATO che praticamente occupa, si sovrappone a qualunque possibilità di decidere un'Europa diversa, perché questa Europa non ci va, ma questo è chiaro, si sfonda un occhio aperto, non ci va, sta fallendo, ma e non solo, sta fallendo sulle nostre spalle, facendoci pagare sempre più caramente, ma non si può parlare di Europa che riesca a imboccare una via diversa indipendentemente dal rapporto con gli Stati Uniti tramite la NATO. Questo è il punto. Ora c'è un'urgenza fortissima, ecco, qui se c'è un po', come dire, critica a questo congresso, è che ci vorrebbe un po' più di allarme. Cioè qua ci abbiamo invitato giusto i principi dell'analizzare la lotta di classe, eccetera, eccetera, giustissimo, sono i momenti che io reputo fondamentali di riflessione, proprio per mantenere l'orizzonte e sapere anche continuare a vederlo quando si offusca o quando abbiamo la sconfitta, quando ci ributtano indietro, no? Cioè questo è il concetto, però il momento attuale non è un momento come altri, è un momento di urgenza massima. Qui troppa attenzione, mi riferisco all'intervento, vi potete immaginare, se non sono con loro, di Italia, Cuba e altri. Quando noi parliamo di fascismo, siamo attenti, non cerchiamo di vedere la realtà delle nostre società, non solo nell'aspetto dei gruppi tipicamente, apertamente fascisti col saluto romano. Qua abbiamo un processo di fascistizzazione della società che è quello più pericoloso, molto più del Casa Pound, perché è mascherato dalla democrazia.
È un colpo di Stato che stanno facendo, quello che, di cui ha parlato nell'ultimo intervento. È un colpo di Stato, in poche parole. Sta avvenendo un colpo di Stato. Ci stanno svuotando non solo l'articolo 11, che ormai è saltato da quando l'Italia partecipò 25 anni fa alla prima guerra di Russia, ma non solo, hanno trasformato profondamente i meccanismi, fino a svuotarli. Guardiamo i media, ma i media sono quelli, in poche parole, che esistevano all'epoca del fascismo. Cioè, quando le notizie dovevano essere quelle che venivano dalle ordini superiori e giravano le veline perché le facevano a macchina e poi gli davano la copia, dice: allora domani tu devi titolare in questo modo. Bene, non esistono più le macchine da scrivere, non esistono più le veline. Ma guardate i giornali, la stragrande maggioranza, e guardate i telegiornali. Ma se non sono tutti allineati sulle stesse posizioni, le veline ci sono oggi ancora più pericolose. E quando una voce che vuol dire non dire un'opinione diversa, portare dei fatti diversi, vuole farsi sentire, naturalmente non può accedere, viene vietato, c'è il blackout completo. Quindi il mondo in cui vive la stragrande maggioranza delle persone nella nostra società è un mondo, come dire, virtuale, falso, non è quello. Un solo esempio: al momento della guerra di Libia, quando, ricordiamo, Bersani premeva su Berlusconi, quindi quello di sinistra premeva su quello di destra perché facesse la guerra, e Berlusconi era imputato di non fare la guerra perché sei alleato con Gheddafi. Quando ha avuto uno scontro anche duretto con Paolo Ferrero, anche sul manifesto, il giovani con bandiere comuniste andarono ad assaltare l'ambasciata libica a Roma, strappando la bandiera della Repubblica Libica e essendo quella di Re Idris. Quindi, perché non per colpa loro, per mancanza assoluta di una visione storica, ma dico 30 anni di colonialismo italiano in Libia, 20 anni di dominio statunitense, britannico e anche con italiano, eccetera, insomma, quello che aveva fatto Gheddafi, il suo governo per la Libia, trasformandola in quella che la Banca Mondiale fino al 2010 definiva il paese più avanzato dell'Africa, dove lavoravano oltre 2,5 milioni di immigrati da altri paesi africani che mandavano i soldi a casa. E noi abbiamo fatto saltare questo meccanismo con non solo i Ferrero, ma i Vendola e quant'altri, che seguendo poi il PD demonizzavano Gheddafi, come avevano demonizzato Milosevic, come stanno demonizzando Assad. Questo sia chiaro. Allora c'è una visione internazionale su cui bisogna essere molto chiari.